Bella gente, benvenuti al mio canale, Io sono Mal e oggi vi porto un styling di 5 minuti. 5 minuti effettivi che vi darà questo, questo risultato favoloso, questi ricci meravigliosi. Vi l'assicuro, questo, questo trattamento io lo facevo ai primi, primi tempi quando ho deciso di lasciare i miei capelli, che siano naturali, che siano ricci. Facevo questa tecnica qua. Ma non avrei mai, mai pensato che mi potrebbe essere utile oggi come oggi, con tutte le informazioni che ci sono. Io prima non erano vi parlo di 12 anni fa più o meno: non c'erano così tante informazioni sui capelli ricci, non c'erano tante spiegazioni, non c'era il curly il styling, non c'era nulla di tutto ciò. Io usavo questa tecnica. L'altro giorno avevo tantissima fretta di lavarmi i capelli, ho detto, Sai, dai, me la faccio e ho avuto dei capelli spettacolari ho detto cavolo la riprovo non ho fatto il video la, la volta precedente questa volta invece ho detto dai lo provo le faccio vedere alle ragazze che sotto la doccia si può fare styling veloce con prodotti super economici che non è che dobbiamo spendere chissà che, che, che cifra per avere dei capelli spettacolari e soprattutto se siamo in viaggio o siamo andati a casa di amici o per qualsiasi motivo dobbiamo lavarci i capelli ma non abbiamo i prodotti adatti ma vogliamo un bel risultato vi lascio il video. Se vi piace il mio video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Grazie a tutti e vi lascio il video. Eccoci, ho lavato i capelli. Adesso vado a pettinarli. C'è questa tecnica la settimana scorsa io l'avevo fatta sotto la doccia completamente, i capelli comunque sono rimasti bagnati. È importantissimo quando facciamo il styling i capelli devono essere comunque molto bagnati. Io avevo fatto del riso bollito e l'acqua non l'ho buttata e l'ho applicata sui capelli. Comunque l'amido di riso è super idratante per i capelli, ovviamente i capelli secchi, anzi per tutti i tipi di capelli. Sapendo che non ho fatto nessuna maschera ho detto vabbè almeno metto l'amido di riso. Però lo vado a sciacquarlo giusto un pochino perché è rimasto molto, molto denso. Perché si è raffreddato e non vorrei mai che i miei capelli siano a riso <ride> quindi ho detto vabbè: li pettino e li sciacquo. Velocemente, proprio giusto una, una spruzzina perché comunque l'amido di riso eh, fare una maschera o maschera proprio col riso eh, fa veramente molto bene ai nostri capelli. Adesso vado, applico il balsamo classico, quello che trovate quasi in tutti i supermercati. Io qua lo trovo al consumo. vado ad applicarlo e non lo risciacquo. Questo qua è il balsamo mio magico che uso per stricare i capelli e andiamo col mio ingrediente magico la vasellina la vasellina oramai mh, finisco una, un contenitore al mese perché la uso tantissimo sui capelli ma proprio tanto da quando l'ho scoperta non posso farne a meno come vedete ne metto un bel po perché non metto nessun altro prodotto sui capelli perché comunque questo video volevo proprio farvi vedere che si possa eh, avere dei capelli belli senza spendere delle cifre assurde Comunque vi stavo parlando del balsamo, il balsamo io lo uso per stricare i capelli è il migliore in assoluto. Probabilmente se comprate dei prodotti più cari, più costosi o mh, hanno qualità diverse, però se cercate un prodotto economico eh, che vi dà un ottimo risultato, vi consiglio questo, io lo pago qua a Valencia 1,50 euro 50. Adesso col styling è semplicissimo separare le ciocche e cercare di passarli più possibile al bordo, proprio trascinarli, o schiacciare i capelli contro il bordo e tirare. Questa qua è la tecnica. Io, questa tecnica qua all'inizio non la chiamavo tecnica, all'inizio la, la, la chiamavo pettinare i capelli <ride> perché io la usavo così pettinavo i capelli cercavo di passare eh, il bordo mh, del pettine qualsiasi cioè tutta la parte tutti i capelli eh, in tutte le zone possibili e basta non è che facevo un styling perché come vi ho detto prima non c'era questa grande informazione sui capelli ricci eh, ognuno faceva da sé, ognuno faceva, provava, provava, provava perché finché esce, usciva usciva bene. Però, io questa tecnica la usavo sotto la doccia, e vi, e vi dico: ehm, io usavo la, la spuma sui capelli, quindi ehm, sotto la doccia li pettinavo e li, li tamponavo con la spuma, che adesso la spuma non la uso più. Come vedete lo potete utilizzare anche eh, il demon, il demon decisamente meglio perché mh, sapete che è più largo e più veloce il styling la passate proprio al bordo cercate di prendere le ciocche con i denti sul bordo e basta è un po di rock and roll come vedete non ha durato neanche 5 minuti di styling adesso li vado a fare un po di crunch e faccio un po di crunch anche con la vasellina perché così ehm, fermo o blocco il riccio eh, nelle punta e vado a pettinare o um, dare più definizione della parte davanti perché comunque dietro mh, nel nella radice, anche se hai volume, la radice non si vede, però il davanti sì che si vede le, dalla radice, quindi cerchiamo, o perlomeno cerco di dargli più definizione. Adesso vado a tamponare con eh, la vasellina. La vasellina qua l'hanno aumentata, prima la pagavo meno, adesso il, il contenitore mi costa eh, 2 euro, però mi dura, mi dura un mese. Allora, ho fatto asciugare i capelli eh, a naturale, non ho usato fondo, non ho usato nulla, lo so che fa faccio veramente schifo, però sono andata a lavorare con i capelli così sono tornata adesso, sono l'una i 20, quindi prima di lavarmi la faccia, tutto il resto, voglio dargli un po' di volume e prepararli per la notte. Comunque, volevo farvi vedere qua sotto la definizione come è rimasta molto molto bella perché l'amido di riso. L'ho versato da dietro quindi sono molto più idratati e più belli i, i ricciolini sotto che quelli sopra. Guardate che roba! Guardate quanto sono belli, sono bellissimi. Comunque, questa qua è una parte: faccio un po' do il volume e uso la LUE. la userò la userò sia sulle punta. Che la radice, entro po allora andiamo. Il fatto è infilare i, i, come si chiama, e muovere il pettine sotto. Guardate che c'è tanta illuminazione perché volevo farvi vedere i ricci come sono belli. Mi sono ricordata dei miei capelli dieci anni fa perché erano, erano così, più o meno, perché io usavo... Eh, usavo questa tecnica. Aspetta, ho i capelli un po' secchi qua in mezzo. Li metto un po' di idratazione, la passo tra le dita e la idrato così. Ok, tanto adesso andiamo a dormire. E se vedete che qua sono troppo secchi, basta tanto il volume c'è, basta usare un po' di vasellina che le dà idratazione, le protegge così vi durano di più i capelli. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità e mi raccomando, seguitevi su Instagram e Facebook e se avete degli amici con i capelli ricci che vogliono qualche consiglio, consigliateli i miei video e condivideteli. Bella gente, alla prossima e buona domenica a tutti. Ciao.